Ebbene, cari amici e cari amiche di Terra del Sole News, buonasera. Entriamo nelle vostre case per ricordarvi un importantissimo evento che si terrà domani mattina a Palazzo Mariano. A parlare di questo importante convegno sono loro, ecco, lui già lo riconoscete, il nostro Cosimo Scenamea, presidente dell'ANCRI, sezione di Canosa. Buonasera. Buonasera, grazie. E poi Cosimo insieme a noi questa sera, guardate chi c'è, lui è Paolo Ghezzi, dato buonasera. Buonasera a tutti voi. Ecco. Delegato della Protezione Civile ANCRI nazionale. Che personaggi importanti questa sera qui, eh? E allora, Cosimo, siamo pronti per l'impegno importante di domani mattina? Siamo arrivati anche quest'anno, siamo vicini, prossimi, domani mattina è tutto pronto per poter parlare con i giovani del liceo e della ragioneria sulle problematiche attuali, quelle dell'ambiente e del paesaggio. Tra passato, presente e futuro. Questo è il tema di domani che proviene da una serie di temi purtroppo, diciamo, voluti, rafforzati dall'ANCRI, perché da anni l'ANCRI porta avanti questi valori e quindi noi non facciamo altro che portare queste novità, questi sentimenti, questi valori previsti dalla Costituzione, li portiamo nei giovani. Chissà, con loro possiamo attuare qualche cosa in questo mondo un po' diverso da come era prima. Parlo di ambiente e parlo di paesaggio. Ecco, ovviamente quando si parla di ambiente ci sono tante figure coinvolte. Ecco, tanti ospiti, possiamo citarne qualcuno? A memoria, in realtà sono tanti. Io a posto tuo, insomma, avrei qualche problema. Oltre all'amico Paolo Ghezzi, il quale si occuperà della protezione civile e quindi aprirà le danze, se così possiamo dire, del convegno, poi avremo anche il sostituto procuratore della Repubblica Merra, e poi avremo l'ingegner Andrea Pugliese, poi abbiamo anche Vito Augelli, abbiamo anche Ventola, abbiamo anche tanti altri, De Luce, abbiamo anche il comandante del ROAN della Finanza di Bari e abbiamo un po' misto, diciamo, per portare avanti una tematica così difficile, molto difficile. È vero, assolutamente così. Paolo Ghezzi, ecco, quando si parla di protezione civile bisogna veramente fare chapeau, perché il vostro impegno è quotidiano, è sempre, insomma, molto impegnativo. Ecco, domani c'è questo incontro. Ti aspettavi intanto questo convegno così importante con tanti personaggi? Beh, sicuramente dà prestigio all'iniziativa e domani cercheremo di creare un collegamento fra le emergenze naturali, quindi la protezione civile, e le problematiche ambientali. Forse non tutti sanno, anzi forse nessuno sa, che ogni giorno nel mondo esiste una calamità naturale che provoca disagi, tanto che negli ultimi 20 anni sono state 4 miliardi e mezzo le persone che hanno subito effetti sulla proprietà o addirittura per la propria salute dovuti a eventi calamitosi. Se a questo aggiungiamo il problema dei reati ambientali che affronteremo domani, ci rendiamo conto che è una problematica quotidiana che è stata affrontata in maniera diversa negli ultimi 20-25 anni. Il miglioramento della normativa ha consentito sicuramente degli interventi più efficaci, tanto che comunque nell'ultimo anno sono stati 10.000 i reati ambientali che sono stati contestati dalle diverse forze dell'ordine e dalle diverse procure. Significa un sistema che chiaramente si mette in moto con efficacia, ma che riguarda la quotidianità di tutti, i reati contro, diciamo, l'ambiente, contro il paesaggio, e quindi è necessario che tutti facciano la propria parte. Parlarne domani con le scuole è un buon punto di partenza. Ecco, quanto è importante invece la politica in tutto ciò? La politica è fondamentale. La politica è pianificazione, strategia, la politica è etica. Di conseguenza tutto parte da una corretta pianificazione, dalla capacità poi di reprimere quelli che sono gli abusi. I reati ambientali sono sempre riferibili o spesso riferibili ad azioni volontarie, a volte colpose, a volte dolose, che riferiscono di comportamenti personali. Quello che è certo è che una corretta pianificazione, un'etica profonda della politica è quella che può indirizzare verso una maggiore efficacia nella tutela dell'ambiente. Poi serve un giusto controllo e una giusta repressione laddove è necessario. Domani c'è questa bella collaborazione con punto cardine, appunto l'ambiente. Ecco, ospite ovviamente di Cosimo Sciannamea.
Dobbiamo ringraziare per l'ospitalità, dobbiamo ringraziare per l'ospitalità e soprattutto per l'impegno che Cosimo ha messo nell'organizzare questo evento insieme ai suoi collaboratori. Una sala ricca, piena di persone, piena di studenti. La presenza dei giovani è un valore fondamentale e un valore aggiunto importante per questo evento e Cosimo va ringraziato anche per questo. Grazie Paolo. Grazie Ghezzi. A voi. Grazie. Vedi, sei un po' stanco stasera. Sì, beh, è chiaro, dopo preparare questo convegno non è che sia facile, è difficile, un convegno che mi porta avanti dai 5-6 mesi, mettere insieme tutti i coach, tutte le pedine e quindi per apparire ai giovani, per divulgare ai giovani quelle idee necessarie per migliorare e per confrontarsi anche, perché sono loro l'avvenire, sono loro la forza, sono loro che possono dare dei giudizi sull'ambiente, migliorarli sotto l'aspetto anche culturale e di comportamento, soprattutto di comportamento. Bene, io ti ringrazio intanto Cosimo, noi siamo pronti a domani mattina, mancano poche ore, io però vorrei ringraziare chi ci sta ospitando questa sera. Questa sera è la pizzeria ristorante Nanà, il quale siamo qui giusto per incontrarci e per scambiarci le idee con quelli che sono pervenuti da Roma e non solo, con il gruppo del Noe, perché domani il Noe mostrerà alcune slide molto efficienti, pratiche dell'attività svolta. Ecco, chiudiamo questa intervista, ovviamente insomma importante e seria, però dandoci un po' di colore, perché il nostro Paolo Ghezzi non è pugliese. No, di dov'è? Di dov'è? Siamo curiosi. Siamo dalla Toscana, da Pisa. Ecco, abbiamo mangiato tanto questa sera qui. Il piatto preferito pugliese? Beh, è stata la pasta con le cibe de rap. Grazie Paolo. Grazie a voi dell'ospitalità e della pasta con le cime di rap, buonissimo. Però ora ti faremo assaggiare il dolce, è vero Cosimo? È vero, è vero. Intanto ci salutiamo per incontrarci domani. Quindi domani 8:30 a Palazzo Mariano per questo evento dedicato all'ambiente. Ringrazio ancora Paolo Ghezzi. Grazie. E ovviamente Cosimo Scianamea, sempre pronto a lavorare. Grazie, grazie. Vediamo. Grazie a te per la tua disponibilità immensa. Grazie. No, ma figurati. Ebbene, cari amici, questo è tutto per questa sera. A domani mattina.